procediamo adesso alla scansione di un rullo, operazione che possiamo fare attraverso questo scanner speciale predisposto dagli esperti della AMMI, Associazione Musica Meccanica Italiana. Questo scanner è dotato di una fotocamera lineare che riprende su questa linea un 200-300 fotogrammi al secondo e poi il software opportuno ricompatta l'immagine restituendo l'immagine integrale del rullo. Quindi prendo il rullo, vado a collocare nella sede opportuna, adesso aggancio il rullo, provo ad avvicinare alla zona della scansione per vedere che sia correttamente in posizione, non lo è e quindi devo fare delle piccole operazioni di aggiustamento. Adesso dovrebbe andare bene, facciamo l'ultima verifica, sì, a posto, possiamo partire con la scansione. Come detto, su questa linea viene ripreso il rullo e quindi vengono fotografati i singoli fori. C'è una luce sottostante al nastro che scorre e la fotocamera quindi registra ogni volta che il foro fa passare la luce. In alternativa la fotocamera riprende dalla parte superiore quanto è segnato sul rullo, quindi le tracce della dinamica ed eventuali indicazioni dialogica o altre indicazioni stampate sul rullo. Mentre il rullo scorre devo controllare che il fascio di carta rimanga in posizione e non vada a urtare contro i lati rischiando di rovinarsi. L'andamento è regolare e in questo momento la carta scorre a 60 mm al secondo, 6 cm quindi al secondo regolarmente. Ovviamente la fotocamera è sincronizzata in modo che poi la somma dei fotogrammi restituisca l'immagine corretta, proporzionata rispetto all'originale. Ecco, sta finendo. Ecco, concluso, salvo l'immagine. E riavvolgo il rullo, operazione delicata da fare con attenzione per evitare che il rullo si possa rovinare, che la carta si possa rovinare. In questo caso la velocità è variabile, quando il rullo scorre regolarmente posso andare più veloce, quando la situazione è più delicata posso rallentare e anche fermare, poi riprendere velocità. In questo momento quindi l'immagine del rullo è già salvata e quindi anche il rullo stesso. Abbiamo finito il riavvolgimento e con questo abbiamo finito l'operazione. Posso estrarre il rullo e ricollocarlo nella sua scatola, avendo adesso l'immagine salvata sul computer.